La CISL e il SARD e le istituzioni si confrontano. Ce ne parla Maurizio Ciotola. Il convegno della CISL Sarda avverteva sull'utilizzo delle risorse per il territorio, modalità di intervento, utilizzo del PNRR e opportunità di riforma dello statuto di fronte alla legge sull'autonomia differenziata che, definita nella riforma del titolo V della Carta Costituzionale, avrebbe dovuto essere già varata da 25 anni, periodo di latenza istituzionale che ha portato un governo forte e marcatamente federalista a varare una legge che nei contenuti è dirimente sul piano degli equilibri e livelli di prestazione essenziale. A Pierluigi Ledda, Alessandra Todde, Massimo Zedda, Daniele Falconi e Pietrino Fiois, insieme a Giuseppe Lupo e Pietro Pittalis, abbiamo sentito Ignazio Gangas. La CISL si propone come partner essenziale in questa che può essere ovviamente una riforma dell'autonomia e per quanto riguarda il governo del territorio. Le sfide attuali sono sfide che presuppongono una regione diversa da quella che è stata pensata dai padri dell'autonomia molto tempo fa, oltre 70 anni fa, e come tale c'è necessità di una revisione degli strumenti normativi che debbono consentire alla regione di trasferire poteri e funzioni al territorio, pena giocarsi una fetta importante delle comunità, in particolare delle comunità più piccole dell'interno. Ecco che allora c'è necessità di fare qualcosa che deve andare oltre una semplice manutenzione del nostro statuto speciale. Questo processo deve essere un processo che mette in movimento l'intero popolo sardo.